Stiamo affrontando l'autunno e successivamente arriverà l'inverno e come tutti gli anni in queste stagioni le malattie respiratorie si incrementano di numero e ciò varrà anche per il Covid. Sul Covid noi avremo probabilmente un'anticipazione del numero di contagi, quindi di infezioni, perché lunedì si sono aperte le scuole e quindi questa cartina al tornasole che entro 2 o 3 settimane si mostrerà, ci rivelerà quanti potranno essere i contagi in una proiezione statisticamente valida nell'inverno. Avremo comunque un inverno che per quanto concerne la popolazione dovrebbe essere in tranquillità per le malattie gravi e per i ricoveri ospedalieri, perché non dimentichiamoci che si è raggiunta una percentuale importantissima di persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario, quindi le 3 dosi, e inoltre oggi è a disposizione anche il nuovo vaccino bivalente contenente la variante Omicron 1 e a breve ci sarà anche l'Omicron 4 e 5 che comunque non cambia di molto rispetto all'Omicron 1 per consentire un incremento dell'immunità soprattutto nei pazienti fragili che sono gli unici che devono essere attenti. Quando parliamo di fragili intendiamo gli over 60 con pluripatologie importanti, coloro che sono sottoposti a chemioterapie, i grandi anziani, le pazienti, o meglio non le pazienti, le donne gravide, ecco, tutta questa popolazione è bene che faccia questo bivalente. L'importante è che attenda 120 giorni dalla somministrazione della terza dose. Questo è fondamentale. Siamo assolutamente allertati come sistemi sanitari, ma dobbiamo ricordare che gli ospedali oggi hanno ripreso le attività al 100%. A dimostrazione che il Covid non rappresenta più quel problema che fino a qualche mese fa incideva pesantemente. E non ultimo, ieri il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha annunciato che la pandemia ormai si sta risolvendo perché il numero di decessi è inferiore a quello del picco del marzo 2020, quando eravamo in una situazione veramente mostruosa. Quindi siamo fiduciosi, sicuramente è un virus con cui conviveremo, ma conviveremo tranquillamente e probabilmente senza quelle restrizioni che ci hanno seguito in questi ultimi mesi, tra cui anche la mascherina, che però io personalmente credo sia importante mantenerla, soprattutto sui mezzi di trasporto, perché la mascherina ci aiuta non solo contro il Covid, ma ci aiuterà anche contro l'influenza, contro le polmoniti da pneumococco, contro le bronchiti e anche contro le meningiti. Per cui attenzione, ma in serenità.